l'inizio del cammino verso il sinodo, un sinodo del quale nessun giovane deve sentirsi escluso. Facciamo un sinodo per i giovani cattolici e così è più forte. No, il sinodo è il sinodo per e di tutti i giovani, ma anche i giovani che si sentono agnostici, sì, anche i giovani che hanno la fede tiepida, sì, anche i giovani allontanati dalla Chiesa, sì, anche i giovani che si sentono atei, sì. Questo è il sinodo dei giovani e noi tutti vogliamo ascoltarci. Ogni giovane ha qualcosa di dire agli altri, ha qualcosa di dire agli adulti, ha qualcosa di dire ai preti, alle suore, ai vescovi e al Papa. Tutti abbiamo bisogno di sentire voi.